il caso che tormenta il giudice D'Andrea. Era veramente iniquo quel processo là. Iniquo perché includeva una spietata ingiustizia contro la quale un povero uomo tentava disperatamente di ribellarsi senza alcuna probabilità di scampo. C'era in quel processo una vittima che non poteva prendersela con nessuno. Aveva voluto prendersela con due lì in quel processo, quei primi due che gli erano capitati sotto mano, e sì signori, la giustizia doveva dargli torto, 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 senza remissione, ribadendo così ferocemente l'iniquità di cui quel povero uomo era vittima. Ancora qui viene presentato il caso. In realtà non ci ha detto nulla, ci ha detto che è un processo ingiusto, che c'è un'ingiustizia contro cui questo povero uomo non può fare nulla, un'ingiustizia quindi che verso cui la legge non può fare nulla, cioè quest'uomo capiamo è vittima di un'ingiustizia contro cui però di fatto tenta ma non può ribellarsi. Vedete, la struttura di questa parte è quella del discorso indiretto libero. Percepiamo le parole, la struttura della frase riportata, come se fosse un discorso fatto in qualche momento dal giudice D'Andrea nei confronti, magari di qualche collega, parlando con qualche collega. Ed evidente, questo aspetto è molto interessante dal punto di vista della scrittura di Pirandello, perché nella pièce teatrale questa battuta è sostanzialmente identica. Pirandello non ha fatto altro che prendere questo, che è un discorso indiretto libero, e lo ha semplicemente, nell'opera teatrale, messo in bocca al giudice D'Andrea mentre parla con i suoi colleghi. Questo ci dà l'idea della trasposizione anche tra la novella e l'opera teatrale. Pirandello cerca di conservare la novella il più possibile e le parti che già si prestano ad essere recitate vengono di fatto da Pirandello conservate tali e quali sono. E questo breve, diciamo, monologo dato in bocca al giudice D'Andrea ne è la prova. Nell'opera teatrale è sostanzialmente identico. A passeggio tentava di parlarne con i colleghi, qui ritorna la voce narrante. Tentava di parlarne con i colleghi, ma questi, appena egli faceva il nome del Chiarchiaro, cioè di colui che aveva tentato il processo, ecco che compare il nome, vedete questo nome già dalla sonorità particolare, un nome già inquietante, Chiarchiaro, nome che si ripete, ripetuto due volte, quasi in contrasto, perché poi vedremo che Chiarchiaro, quindi chiaro, la parola dentro è chiaro, quindi allude al bianco, comunque a qualcosa di chiaro. Chiarchiaro si presenterà vestito di nero, quindi già con un contrasto. Si alternavano in viso e si ficcavano subito una mano in tasca a stringervi una chiave, o sotto sotto allungavano l'indice e il mignolo a fare la corna, o si afferravano sul panciotto i gobbetti d'argento, i chiodi, i corni di corallo pendenti dalla catena dell'orologio. Qualcuno più francamente prorompeva: per la Madonna Santissima, ti vuoi star zitto? Quindi, come reagiscono i colleghi? I colleghi reagiscono già dandoci un segno di quello che scopriremo fra poco, facendo degli scongiuri. Toccano la chiave, indice e mignolo a fare le corna, afferrano i pezzi d'argento, i chiodi, i corni di corallo. Gesti quindi scaramantici, non sappiamo ancora perché, ma scaturiti dalla parola, dal sentir nominare Chiarchiaro. Ma non poteva star zitto il magro giudice D'Andrea, se n'era fatta proprio una fissazione di quel processo. Gira, gira, ricascava, per forza a parlarne, per avere un qualche lume dai colleghi, diceva, per discutere così in astratto il caso. Sto caso che dura da una settimana, abbiamo detto, per giudice D'Andrea abbiamo capito è tanto, lui ne parla con i colleghi per cercare di raccapezzarsi, di farsi un'idea, non riesce a lasciare dormire la pratica, non riesce a non risolvere la questione. Perché in verità era un caso insolito e speciosissimo, quello di un oiettatore che si inquerelava, ancora questa in semiconsonantica, che si querelava per diffamazione contro i primi due che gli erano caduti sotto gli occhi nell'atto di fare gli scongiuri diritto al suo passaggio. Oh, ecco qua, eccolo qui, il caso insolito e speciosissimo, cioè molto speciale.
un oiettatore che querelava per diffamazione i primi due che gli erano capitati, che aveva visto che facevano gesti al suo passaggio, facevano tipo le corna, toccavano ferro, eccetera, gesti scaramantici. E qui parte un discorso in diretto libero, un discorso in diretto libero che viene questa volta dalle persone, possiamo immaginare dai colleghi che parlano col giudice. È interessante notare, vedremo, questo discorso è, come quello di prima, ripreso sostanzialmente identico nell'opera teatrale, solo distribuito tra le bocche dei tre colleghi. Pirandello non fa altro che mettere in scena quello che qui di fatto ha descritto tagliando il surplus, per darci l'idea di queste discussioni che si ripetono. Nell'opera teatrale la discussione deve aver luogo una volta, perché la pièce può raccontarci di 50 discussioni, facciamo per dire. Invece qui, nella novella, Pirandello, attraverso il discorso in diretto libero, ci dà l'idea di discussioni che si sono ripetute più volte nell'arco della settimana che sta angosciando il giudice D'Andrea. Diffamazione? Ma che diffamazione, povero disgraziato, se già da qualche anno era diffusissima in tutto il paese la sua fama di iettatore, se innumerevoli testimoni potevano venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante occasioni aveva dato segno di conoscere quella sua fama, ribellandosi con proteste violente. Come condannare in coscienza quei due giovanotti, quali diffamatori, per aver fatto al passaggio di lui il gesto che da tempo solevano fare apertamente tutti gli altri e primi fra tutti, eccoli qua, gli stessi giudici. Quindi questo gesto di diffamazione lo fanno tutti, da tempo, e Chiarchiaro si è già ribellato. E quindi il problema c'è: come fare a portare avanti un processo per diffamazione, accusando di diffamazione qualcuno che appunto fa i gesti di scongiuro nei confronti di una situazione che in realtà è la stessa da molto tempo? E il D'Andrea si struggeva di più incontrando per via gli avvocati nelle cui mani si erano messi quei due giovanotti. L'esile e patitissimo avvocato Grigli, dal profilo di vecchio uccello di rapina, e il grasso Manin Baracca, il quale, portando in trionfo sulla pancia un enorme corrum comperato per l'occasione e ridendo con tutta la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente, prometteva ai concittadini che presto in tribunale sarebbe stata fatta per tutti una magnifica festa. Ecco qui. Viene raccontato come ad Andrea capitava di incontrare i due giudici che difendevano i due imputati, e sono l'esile e patitissimo avvocato Grigli, e già il nome questa sonorità, questa GR, ci collega, Grigli ci fa un po' ricordare gli artigli in qualche modo, e infatti ha il profilo di vecchio uccello di rapina, come i falchi che hanno gli artigli. E il grasso Manin Baracca, questa sonorità totalmente diversa, che viene paragonato a un altro animale, la pallida carnaccia di biondo maiale eloquente. Qui la similitudine e la metafora utilizzata da Pirandello servono per descrivere in modo sintetico ma molto profondo e molto efficace i due avvocati difensori, la controparte che deve difendere i due accusati da Chiarchiaro.